Buongiorno a tutti, guardate qui, intercettazione uscita stamattina. Il lobbista al capo della Marina, posso arrivare a Di Battista. Questo lobbista è uno dei tanti personaggi coinvolti nello scandalo Trivellopoli che però si collega anche ad un altro filone di inchiesta che si occupa delle pressioni che governo e Parlamento hanno subito per far passare una legge navale, ovviamente il Movimento 5 Stelle ha votato contro, per sbloccare 5,4 miliardi di euro di soldi nostri per l'acquisto di nuove navi. Ecco, questo lobbista parla con l'ammiraglio De Giorgi, che è il capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, un pezzo grossissimo. Questo De Giorgi dice, ma puoi arrivare pure a qualche grillino? E questo lobbista gli dice, certo ammiraglio, posso arrivare a Di Battista. Certo che ci potete arrivare a me, ma a prendere calci nel culo, sia chiaro. Guardate che questo sistema lo dobbiamo buttare giù, perché è infestato da lobbisti. Il Parlamento della Repubblica è infestato da lobbisti. Quanto, ve lo sapete voi, quante battaglie abbiamo fatto per mandare via questa gente dal Parlamento, no? Perché del popolo italiano lobbista non c'è traccia, invece di tutti questi personaggi del sottobosco. Ecco, la Boldrini ora dovrebbe prendere, la presidente Boldrini, no? Ora che questo lobbista addirittura fa il mio nome, è proprio l'occasione ideale per cacciarli tutti via, come cacciano i parlamentari del Movimento 5 Stelle, li sbattono fuori appunto dalla Camera dei Deputati perché combattono per il benessere collettivo e per la giustizia e la legalità. Ora li dobbiamo, presidente Boldrini, no? Questi lobbisti vanno cacciati tutti, non è che possono infestare il Parlamento, perché poi arrivano a me, attenzione. Ora, l'ammiraglio De Giorgi si dovrebbe immediatamente allontanare, quantomeno per scopi preventivi, perché è indagato per associazione a delinquere questo ammiraglio De Giorgi, c'è un'accusa gravissima, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana sotto inchiesta per associazione a delinquere, questo dovrebbe essere immediatamente sospeso. E noi tutti assieme dobbiamo buttare giù questo sistema, perché neanche più comandano i politici, no? I Renzi, i ministri, Guidi, Boschi, non comandano, ci sono questi lobbisti che in qualche modo gli hanno favorito l'ascesa politica, campagne elettorali, finanziamenti, e poi provano a infilarsi, no? In ogni angolo del Parlamento aspettano i politici fuori dalla Commissione Finanze quando si approva la legge di stabilità, è una vergogna, questa gente va mandata via. Niente, anche perché, o è ancora di più adesso, perché sennò questi arrivano a me, quindi mandiamo tutti via i lobbisti dal Parlamento della Repubblica Italiana e continuiamo a fare questa battaglia importante. Guardate che questo sistema corrotto, legato col malaffare, inizia a temerci tanto, insistiamo. E buon fine settimana a tutti, e se potete oggi vi aspetto a Pordenone in piazza, senza scorte, chiamate pure il lobbista. Ciao.